Grande Fratello VIP, il messaggio misterioso di Benedetta a chi si riferisce? Anche dopo il Grande Fratello VIP, Benedetta Mazza continua ad essere seguita e apprezzata da moltissimi follower, complice il fatto che durante il reality show si è comportata bene e ha dimostrato grande rispetto nei confronti di Dasha. L'ex Geffina inoltre non parla quasi mai di Stefano Sala e questo non fa altro che aumentare la curiosità dei fan che giorno e notte cercano degli indizi per capire come stiano realmente le cose tra loro due. Il post pubblicato stanotte farà senz'altro molto discutere, e siamo convinti che più di qualcuno penserà che sia rivolto al modello dagli occhi celesti. Benedetta Mazza e il messaggio notturno misterioso nella vita. Tutto torna alla Geffina ha infatti condiviso su Instagram un messaggio piuttosto criptico: nella vita tutto torna. La cattiveria torna al mittente, l'amore a chi lo ha donato, le bugie a chi le ha dette, l'invidia a chi la sente. La ruota gira per tutti. Potrebbe darsi che l'ex concorrente del GF VIP non abbia voluto far riferimento a Stefano, così come potrebbe darsi il contrario. In realtà, i due in effetti non dicono nulla sul loro conto, e anche uno degli ultimi messaggi che ha sorpreso tutti non era rivolto a lui. Non si può certamente dire insomma che i due stiano giocando con il loro rapporto per ottenere visibilità. Ogni post pubblicato tuttavia può avere mille interpretazioni, e siamo tutti un po' curiosi di sapere a chi Benedetta stesse facendo riferimento. Stefano e Benedetta, le ultime news dopo il GF VIP. È stata una volta in cui Benedetta ha parlato di Stefano e in quell'occasione è stata piuttosto chiara, a dire il vero. Dopo quella volta però non si è saputo più nulla, anche perché Sala non ha ancora parlato nel dettaglio del suo rapporto con Dasha. A distanza di settimane dalla fine del GF VIP insomma sembra ancora tutto nel limbo e siamo convinti che ne avremo ancora per un bel po'. La situazione in effetti è davvero diversa da quella di Francesco e Giulia che recentemente si sono lasciati andare moltissimo, e tutto sembra fuorché destinata ad essere chiarita. Quali sono le vostre previsioni? Cosa ne sarà di Stefano, Dasha e Benedetta? E a chi avrà voluto fare riferimento con quel post Benedetta?